rovesciata TV, benvenuti finalmente, finalmentissima, all'estrazione del concorso, del contest, meraviglioso, organizzato da me, la rovesciata, e By Different. Siamo qui riuniti questo giorno del assieme all'amico Giovanni, un mio amico filmmaker. Diciamo il tuo sito, Giovanni? Così proprio Ma a freddo, diciamo il tuo proprio sito. così, è www.giovannisantonocito.com. Benissimo, lui è Giovanni di Santonocito.com, in provincia di .com, Sì. esatto. E sarà qui a fare da testimone e da notaio per aiutarmi nell'estrazione di questo meraviglioso concorso che vi ricordo, vi ribadisco e ci tengo molto a farlo, fatto in collaborazione con By Different, che diciamo per chi non lo conoscesse, ma sono in pochi perché comunque è un sito molto famoso, è uno dei riferimenti in Italia per quello che riguarda l'acquisto online di espansioni per Mac, RAM, hard disk e anche altri tipi di prodotti sempre legati al mondo del Mac, dell'espandibilità. By Different che è stato da poco inserito nella nostra rubrica di consigli agli acquisti per chi vuole comprare un nuovo prodotto Apple, me la compro, e io li ho voluti inserire in quanto ho sempre comprato da loro, mi sono sempre trovato molto bene, visto che me la compro, sono dei consigli. Vi siete accorti che siamo un pochettino strani, io sembro il Gobbo di Notre Dame, vado alle spalle, anzi vado alle spalla, te sei un po' Un smagrito. po' più del normale, Vabbè, direi. questo era giusto per mettere in chiaro che siamo delle persone serie noi qua, e Sempre. non pensate, togliamo questo effetto, mettiamoci normali, siamo normali. Normali siamo così? Sì. No, non sa che così non siamo normali ancora. Normali Giustamente. siamo così! Eccoci qui. Potenza di un Mac. Allora, normale dovremmo essere. Sì. C'è ancora l'effetto, No. Giovanni? Sì. Cazzo, poi mi fai i capelli lunghissimi, se io non c'ho Mi i capelli. fondo col divano, non lo so. By Different, diciamo appunto, sito incluso in me la compro, consigli per gli acquisti, pubblicità. Ciao, ciao a tutti, è stato un piacere. Ciao, ciao. Ciao, davvero. By Different, no, No. vabbè, puoi restare, dai. Per Anche questo, perché c'ho questa io. sì, lui già ha preso una cosa preziosissima là dentro. Poi la vediamo esattamente cos'è. Beh, lo saprete, molti di voi lo sanno già che cosa c'è là dentro. By Different ci ha dato un buono sconto per inaugurare il suo ingresso in Me la compro, ingresso che non è stato fatto, io ci tengo a sottolinearlo, perché By Different ci ha dato dei soldi, delle cose. Sono stato io, in quanto utente, cliente di By Different, a consigliarvelo, che ho detto al signor By Different, anzi ne approfitto per ringraziare Alessandro di By Different, che è stata la persona con cui io ho collaborato, cioè Alessandro. A cui ho detto: senti, io sono un vostro cliente, mi trovo molto bene, vi consiglierò a priori nella mia rubrica Me la compro. Vi va di farci un regalino, fare un regalino ai nostri utenti, di inaugurare questo vostro ingresso con un piccolo contest, facendovi un piccolo regalo? Alessandro è stato disponibilissimo, quindi Alessandro, rappresentante in questo caso di By Different, tu si guarda, vi diamo un buono di €50 da spendere sul nostro sito a disposizione facendo un contest. E siamo qui quindi a fare l'estrazione dei. Esatto, lì scuoti un pochettino, se ti vuoi andare. Bravissimo, lui fa il barman, in realtà fa il C'è filmmaker. il gatto che mi sta mangiando gli occhiali da sole. Il gatto è una presenza assoluta in questa casa, lo sapete bene, i gatti. Estrazione dei nomi del vincitore che vincerà questo buono sconto di 50 lemuri, come vi ho già detto. Vediamo quante cose io mi sto scordando. Io ci tengo a salutarvi tutti quanti perché non l'ho potuto fare direttamente in ogni mail che mi avete mandato, dandomi le risposte alla domanda che poi ricorderemo qual era. Mi hanno salutato nelle mail, me ne avete mandate tantissime, ci sono stati più di un centinaio di partecipanti, di cui la maggior parte hanno risposto correttamente. E io non vi potevo salutare nella mail perché già era un bel casino riuscire a fare tutto l'archivio delle persone che rispondevano bene, mettere tutti quanti qua dentro nella magica tavoletta digitale.
ma io ci tengo comunque a salutarvi tutti quanti in questo momento. E io quindi saluto. Li abbiamo detti tutti, io vi saluto tutti quanti. Sveglia, sì, sì, Sofia. Siete stati un po' a partecipare. Io li ho salutati tutti, quindi io vi saluto e vi saluto. Li rileggiamo da capo. Allora, qual era la domanda a cui bisognava rispondere per essere inclusi fra i potenziali estratti di questo concorso? La domanda era: vince buono sconto di Buy Different, www.buydifferent.it. per vi... come fai? Buydifferent.it, così è una cosa da rapper questa qua. Buydifferent.it, no, perché ti è figo, capito? Cazzo, buydifferent.it, no, non lo so, devi dire buydifferent.it. No, ma se dico buydifferent.it, vedi, no? Più figa di By Different, sono contentissimi, l'abbiamo detto mille volte, non potete dire di no. No, By Different, it. Italia 1, no, vabbè. No. No. Un'altra cosa. Quindi la domanda era: per vincere i 50 euro messi in palio da By Different, vabbè. Sapreste mettere in ordine cronologico i 9 animali conosciuti che hanno rappresentato Mac OS X nella sua evoluzione? Allora, prima di dare le risposte corrette, io voglio fare grandissimissimi complimenti a, non dico il cognome perché magari si potrebbe offendere, detto molto in simpatia, la risposta più bella fra i nomi animali, che un nostro utente che ci ha messo come risposta il canguro. Guarda, io quando ho letto il canguro, guarda, te volevo dare il premio. Non è, il canguro non fa parte degli animali, ma mi sarebbe piaciuto tantissimo averci in Mac OS X 10.8 canguro, kangaroo. No, sarebbe stato finissimo nella copertina il canguro. Pensa, se lo sente Stefano Lavori, guarda, lo fa subito, fa una petizione per far diventare il canguro un felino. Un felino lo mette lì. Mettiti un po' di qua che sennò te vedi, mettiamoci vicini, no, vicini. Stavo meglio con l'effetto di prima, ero. Beh, ma se tu vai su vai different.it, ok, allora non ci vuoi fare niente, è tuo, è copyright, stai a perdere soldi, non mi viene. Allora, le risposte. Allora, gli 8 animali che hanno rappresentato, gli 8, non i 9, gli 8 animali che hanno rappresentato la storia di Mac OS X, in quanto ogni versione di OS X ha avuto un suo animale rappresentante, una sorta di nome in codice, sono stati 8 felini. Questi 8 felini li conosciamo tutti quanti, vabbè, li diciamo tra un attimo, ma quello che più ha creato difficoltà è il 9 animale, che appunto nella domanda non era quali erano i 9 felini, ma erano i 9 animali, in quanto il 9, anche se in realtà è il primo animale che ha rappresentato Mac OS X, è Kodiak, in quanto la prima beta pubblica rilasciata nel settembre, il 13 settembre del 2000, al prezzo di $29.95, io sono tutta a memoria, qui guardo perché mi specchio e mi piace, era una beta pubblica che è stata rilasciata da Apple, che era abbastanza funzionante, ma una beta con tantissimi difetti, che è stata appunto grazie al supporto e feedback di chi l'ha utilizzata e ha permesso di migliorare moltissimo e arrivare alla versione ufficiale, alla prima versione ufficiale, la 10.0 di Mac OS X, quindi X sta per 10, numeri romani, Romani sa pure perché tu sei by different, no, 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 Roma pure. Roma. Siciliani, infatti. Siamo siciliani, ma abbiamo abitato a Roma, ma io non mi frega proprio niente. Da sai com'è? La beta è stata ed è stata nella beta che è stata introdotta per la prima volta l'interfaccia acqua che ancora noi in una versione molto evoluta abbiamo davanti ai nostri Mac. Non fa caso al gatto, fai vedere il gatto così il gatto è contento, ciao, vai, buy different.it, il gatto, yeah. Allora, quindi, il primo animale era Kodiak, che è un orso. Il secondo animale, cioè della versione 10.0, era Cheetah, e anche qui c'è da fare un'altra precisazione.
Cheetah, pronunciato più o meno correttamente, dovrebbe essere Cheetah, qualcosa del genere. Cheetah non è la scimmia. Qualcuno mi ci ha messo la traduzione accanto. Cheetah non è la scimmia, perché non è esistito Mac OS X Tarzan, per esempio. Cheetah è il ghepardo, quindi non lo scimpanzé. Poi ci abbiamo avuto Puma, Puma che è Puma, Jaguar, Jaguaro, Panther, la Pantera, Tiger, una apprezzatissima versione di Mac OS X, di Tiger, Leopard, Leopardo, Snow Leopard, il leopardo delle nevi, e Lion, che è la versione di cui attualmente c'è una beta a disposizione degli sviluppatori, che sarà la nuova versione di Mac OS X che uscirà in estate. Quindi queste erano le risposte corrette: Kodiak, Cheetah, Puma, Jaguar, Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion. Italia 1! Allora, adesso che abbiamo detto tutte queste cose, io verifico di non essermi scordato nulla. Verifico anche che stiamo... Ecco, funziona perfettamente. Sì. Se la mattina aspetta la webcam. Andiamo a fare l'estrazione. Allora, l'estrazione. Noi ci abbiamo... Buttiamo via questa cosa qua. Qui dentro ci sono... Fai vedere il sacchetto di mio online, di mio Avelina. Facendo da... Da Avelina, no? Perché è il vero. Vabbè, no, di nudo. Ah, tu non lo tocchi? Io lo do. Che senso? Vabbè, fai vedere il sacchetto, cazzo. Sacchetto con tutti i nomi delle persone che hanno risposto con... Sì, risposto. Questo è il gatto che passa, evviva. Vai lì, che hanno risposto correttamente. E noi adesso andiamo a estrarre un solo vincitore di... 50 euro in buono sconto per comprare quello che vi pare sul sito vai.it. Ok, agitati. Allora, agitati, io non faccio niente, io sono imparziale, lui ha verificato tutti quanti i nomi delle cose. Ci ho messo pure quello mio che non ho partecipato. Sono tutti, solo il nome tuo, cioè, tutti doppi. Io non estraggo, io leggo, estrai tu, estraggo. Ah, io estraggo. Non voglio... Fai vedere bene la telecamera. Ma perché dove sta questa responsabilità? Perché così poi se la chiamo con te. Ecco. E allora, no, il mio sito non è quello. Il tuo indirizzo non è quello che abbiamo detto prima. Il tuo numero di telefono non la è. Tagli. Vai di fretta. La tagli, vero? Poi. No. Vabbè. Tagli cosa? Allora, ecco qua il vincitore, rullo di canguri, come ci piace sempre dire. Allora, andiamo a vedere, io mi avvicino a voi, ci avviciniamo a voi perché il momento è importante, è sacro, come si dice? Il momento è? Solenne. Vabbè, il momento è turgido, ma è questo. Vabbè, non è turgido niente. Per fortuna. Allora, attenzione, lo svegliamo, lo facciamo vedere a voi. Il vincitore, la vincitrice, o vincitore o la vincitrice, del buono sconto offerto da bydifferent.it di 50 euro in collaborazione con me, la rovesciata, e con Giovanni. Giovanni, perché partecipa? Stiamo facendo un pochettino attendere, vabbè. È... Il signor, signora o signorina... Ma che ci compra queste 50 euro? Che ne so che ci compra, non lo so, ci può comprare l'hard disk, ci può comprare la RAM, ci può, non lo so, bydifferent.it, tutto quello che c'è su bydifferent, si può comprare bydifferent.it, ci aggiungo le altre... No, uso 50 euro, più ci aggiunge la rimanenza, ovviamente. Capito. Allora, rullo di canguri, il vincitore o la vincitrice è... Signora o signorina, chi è? Tu è già al contrario, no? Marco Castrignano! Un bel applauso al signor Marco Castrignano, che vince un buono sconto di 50 euro da spendere sul sito bydifferent.it. Quindi facciamo un grandissimo applauso a Marco Castrignano. Ti contatteremo, Marco, felicitazioni, ma complimenti a tutti quanti quelli che hanno partecipato, perché comunque ci siamo divertiti, abbiamo imparato cose nuove. Ti contatteremo per darti tutto quello che serve per usufruire del tuo buono sconto di 50 euro offerto da bydifferent.it, se non l'avete capito. Ci vediamo a una prossima puntata, un prossimo contest, un prossimo articolo di Mela Rovesciata TV. Vuoi dire qualcosa, Giovanni?
Niente, no, ti ringrazio per questa. Ma tu sei banale. Non lo so. Cosa banale? Di una cosa. Boh, una cosa. Vai differente. Vai differente. Ciao a tutti. Ciao.